A Pesaro parte una nuova startup innovativa che vuole affiancare le aziende nello sviluppo sostenibile e consapevole. Manifattura ha da oggi una nuova sede in strada Campanara e il consolidamento di un importante accordo di collaborazione con CATAS, il maggiore istituto europeo di prove e certificazione nel settore di legno e arredo. Questa partnership vuole affiancare imprese e organizzazioni nei percorsi di innovazione e circolarità necessari allo sviluppo sostenibile dell'economia. Una ricerca che vede impegnati nel progetto anche l'Università di Camerino per l'utilizzo di nuovi materiali e aziende leader del territorio come BS, che si aprono alla condivisione di un'esperienza all'avanguardia, impegnata nello sviluppo sostenibile dell'economia del paese. Manifattura parte nel 2020, proprio subito prima della pandemia. È una startup innovativa che nasce dall'idea di due soci fondatori, io e il mio socio Francesco, che ha come obiettivo quello di fare da facilitatore per tutte quelle imprese che vogliono innovare e in particolare appunto sui temi di economia circolare e innovazione 4.0. Quindi questi sono i nostri due principali obiettivi. Quello che io chiamo l'odore di nuovo. Quando si entra in un ambiente appena ristrutturato, piuttosto che quando sono stati cambiati i mobili, si avverte questo profumo, questo odore. Che cosa è? Sono sostanze solventi, monomeri, plastificanti che rimangono per qualche verso, per qualche tempo all'interno dei prodotti e noi respiriamo. Che effetto hanno? Beh, c'è sempre una maggiore attenzione da parte di un po' di tutte le legislazioni mondiali verso la sicurezza degli utenti. Anche perché purtroppo oggi passiamo gran parte della nostra vita nell'ambiente interno, negli uffici, nelle nostre case, nelle palestre, nei ristoranti, quindi siamo continuamente, insomma, in qualche maniera esposti a queste sostanze. E quindi c'è sempre di più un'attenzione verso questi temi. E oggi cerchiamo insieme, appunto, ripeto, alle aziende, di ricordare quali sono i riferimenti internazionali e anche di cercare di capire come affrontarli, perché poi siamo qui anche per cercare di dare delle soluzioni. Abbiamo quattro parole chiave su cui ci concentriamo, che sono conoscere, misurare, innovare e comunicare. Queste sono le nostre quattro parole chiave perché noi pensiamo che tutte le aziende hanno la necessità di conoscere prima di tutto quelli che sono i loro potenziali e i loro obiettivi, dopodiché le aziende hanno necessità di misurare appunto quali sono gli obiettivi che vogliono raggiungere e anche dove si trovano, quindi prima capire a che punto si trovano e poi capire dove vogliono andare. Innovare perché ogni azienda ha necessità di innovare processi, prodotti e quindi hanno necessità poi di trovare le strade, le strategie necessarie per fare questo tipo di innovazione. E infine le aziende hanno la necessità di comunicare quello che sono i risultati raggiunti e quindi comunicare anche verso l'esterno ai propri clienti, ma anche proprio ai partner, a chiunque è coinvolto diciamo, ha rapporti con l'azienda, di comunicare quelli che sono gli obiettivi raggiunti o da raggiungere e anche i valori con i quali questi obiettivi vogliono essere raggiunti.